Ah, buonasera, siamo qui al tema stasera. Paola Zanoni ci introdurrà una cantante, diciamo le cose esatte, strepitosa. Parlaneci. Beh, devo dire che Annalisa è tante cose a 360 gradi, perché è una donna atletica, ha vinto tante cose e oltretutto è una grande cantante. La ricordiamo a Sanremo, la ricorderemo stasera, perché dopo un'ora di concerto ne usciremo entusiasti. Annalisa ha un grande animo, un grande cuore, è una donna che si occupa del sociale, è una donna madre, quindi ha due bambini meravigliosi, è un'amica, per me è un'amica cara, e mi ha dato l'opportunità di conoscere questo posto che è il tema, attraverso anche Nicola Vizzini, che è il manager nonché il braccio destro di questo posto. E quindi siamo una famiglia, noi tutti i martedì facciamo le conviviali della mia accademia, di cui sono presidente dell'Academy of Art di Mege, e quindi vi aspetto tutti il martedì sera con tutte conviviali a tema dal nome del locale. Paola, ma sappiamo ci sono altri progetti con Annalisa, ce ne puoi accennare o darci una piccola anteprima? Sì, con Annalisa stiamo facendo un programma televisivo e nel contempo ci stiamo occupando anche di portare un progetto molto significativo nelle scuole. Lo stiamo programmando, lo stiamo studiando, abbiamo parlato a lungo anche con la presidente dell'INPEF, la professoressa Vincenza Palmieri, che saluto, e lei si occupa dei bambini che vengono abbandonati e vengono portati via alle famiglie, e di conseguenza con Annalisa abbiamo posto in attenzione questo progetto, che sicuramente darà spazio e darà la possibilità ai bambini di ritornare nelle loro famiglie. Un super progetto degno di nota. Allora, a questo punto ti salutiamo e diamo appuntamento a tutti quanti al tema. A fra poco, con la conduzione del programma qui stasera enunciato, con il concerto di Annalisa Minetti. Il quale concerto partirà appunto il tour da questa sera, per poi approdare in tutta Italia, e quindi da partire dal 15 maggio inizieranno in tante città italiane. E poi Annalisa farà una cosa molto importante, che è il Two Talent Europe, che verrà portato a livello anche questo nazionale. Sarà la prima conduttrice non vedente a fare un programma televisivo di estremo rigore ed importanza. Ti ringraziamo. Grazie a voi, grazie.